Ciao a tutti ragazzi, qui è come sempre Desk che vi parla e sì, sto andando dal Void Trader, sono sul Chronia Relay di Saturno, soliti discorsi, io gioco su PC, per cui quello che vedete qua arriverà poi su console un po' più avanti, però arrivano sempre le stesse cose. Io questo lo preciso sempre perché ogni tanto, anzi spesso, sotto il video arriva qualche utente console che dice: ma cazzo, su PC porta cose belle, su console fa schifo. Arriva la stessa roba, soltanto che vi arriva un po' dopo. Comunque, non so se si sente dalla voce, ma vabbè, stamattina mi sono alzato prestissimo e alzarsi sabato alle 6 non è proprio una meraviglia. Qualcuno magari lo farà per lavoro e vabbè, mi spiace, però non è proprio bellissimo. E si vede che forse sono un po' malaticcio, non mi sono proprio ripigliato. Sono uscito, ho fatto quello che dovevo fare, sono tornato a casa, sono un attimino in stato comatoso. E niente, comunque sono qua, vediamo cosa ha portato Barocchitir. So già così per sentito dire che non ha portato particolari novità anche questa volta. Io, come al solito, sono abbastanza contento di ciò perché così non devo andare a spendere i pochissimi ducati che ho. Ne ho farmato qualcuno in realtà in occasione del Prime Access adesso di Mirage. Quindi non ho farmato ducati, però ho farmato dei componenti che venderò per ducati. Ho qualcosina da parte perché, ovviamente, di pezzi del Prime Access non mi è uscito niente, quindi posso vendere praticamente tutto. Comunque, cosa abbiamo? Abbiamo Cavat Sentinel Wings, decorazioni per sentinella. Lo so, lo dico spesso, tendo a ripetermi in questi video, ma c'è poco da dire. Le decorazioni per le sentinelle, ho avuto un breve periodo in cui ero abbastanza patito e le utilizzavo molto, dopodiché ho smesso di utilizzarle perché non mi va di ingrandire, di rendere troppo vistosa la sentinella, che comunque rimane lì sempre a schermo sopra il mio Warframe. Non lo so, non mi fa impazzire, quindi ho smesso anche di spendere per le cosmetics relative alle sentinelle. Oltretutto, 400 ducati, 250.000 crediti, non è proprio una cifra irrisoria, quindi vi deve proprio piacere per decidere di acquistarla. Io personalmente preferisco farne a meno. Abbiamo poi un mix un po' così male assortito di mod Primed. Infatti abbiamo il Primed Bane of Corrupted, ci sta, ve la consiglierei. Diciamo che fra tutti i Bane, quello che forse trovo un po' più concretamente utilizzabile è questo qui dei corrotti, perché ci consente comunque di affrontare una fazione che in realtà racchiude al suo interno più fazioni differenti, quindi in questo modo abbiamo un 55% di danni aggiuntivi sui corrotti che possono essere di origine Grenier o di origine Corpus o di origine Infested, quindi in questo caso non lo so, riesco a vederla più di buon occhio rispetto che ai Bane delle altre fazioni, sempre considerando comunque che si parla di Bane Primed, che i Bane base, se già quelli Primed non li considero poi così indispensabili, quelli base non stiamo neanche a parlarne, ragazzi. Premio di Vitrauma, anche qui mi ripeterò, ma per quanto riguarda le mod da danno fisico, io sono sempre stato un po' scettico. Ci possono stare, ci sono armi su cui vanno bene, per carità, avere più danno da impatto su armi corpo a corpo, ci sono armi corpo a corpo come il Fragor che fanno principalmente danno da impatto e quindi su certe armi di questo tipo gioverà comunque poter inserire una mod del genere, ma francamente abbiamo ormai talmente tante mod davvero davvero belle per il corpo a corpo e comunque solamente 8 slot più la stance, e secondo me, soprattutto in una situazione come quella attuale, trovare lo spazio per una mod da danno fisico è ancora più difficile rispetto a qualche tempo fa. Per cui non lo so, dipende dalle situazioni, non dico che non serva, però non la ritengo particolarmente indispensabile. Passiamo a Primed Pistol Ammo Mutation. Qui si tratta già di una mod che secondo me può trovare più spazio nelle vostre build. Dipende ovviamente da che tipo di armi usate, le pistole, in generale le armi semi-automatiche in Warframe non consumano tanti colpi. Però è ovvio che le pistole invece full automatiche, in particolare le doppie pistole, ormai penso che tutti lo sappiano, basta provarle una volta per rendersene conto, un paio qualunque, consumano veramente tanti colpi, per cui avere una mutazione per i colpi, oltretutto Primed, sicuramente ci può aiutare. Esistono poi diverse alternative, la più basilare è l'utilizzo dei restore di munizioni, semplicemente. Però devo dire che c'è ancora diversa gente che tende ad utilizzare comunque le mutazioni per i colpi perché effettivamente hanno la loro utilità. Una versione Primed ci consente di convertire le munizioni inutilizzate in munizioni utili per pistola, in questo caso, con un tasso di cambio, diciamo, più vantaggioso. Quindi ci può stare. Non è anche qui super indispensabile, non è secondo me una priorità d'acquisto, ma ci può stare. Passiamo a Primed Pressure Point. Qui, fra le quattro, è obiettivamente quella
che più di tutte vi consiglio, è assolutamente da prendere, è un must have, è una mod che dovete prendere alla prima occasione possibile, per cui se avete dei Ducati per riuscire a raggiungere il 385 Ducati, sì, Ducati, scusami, mi stavo confondendo col Platinum, l'ho detto, oggi sono un pochino malaticcio. Se avete insomma 385 Ducati, questa mod è da prendere. Non ho ancora visto tutto il resto, ma sicuramente questa mod avrà la priorità su tutto quanto. Perché una volta maxata e sostituita su tutte le vostre armi corpo a corpo, alla pressure point base, avete un incremento di danno notevole. Aumentate tutti i vostri danni base. Quindi su qualunque build mettere questa mod ovviamente vi dà un bel buff in damage output, per cui vi consiglio vivamente di metterci le mani sopra, assolutamente da prendere. Ripeto, fra le 4 dare priorità a Primed Pressure Point. Prova Vandal, Macete, sì, ok, nuove stance danno un pochino più di spazio a queste armi, comunque i modelli vecchi di Macete non sono un granché e il Prova Vandal a me francamente non era mai piaciuto più di tanto. Per carità, 20% di probabilità di applicare stati alterati, danno base elettrico, è carino insomma utilizzare armi che abbiano danno base elementale perché si possono fare delle robettine interessanti, però sostanzialmente non è un'arma pazzesca e molti di voi probabilmente la prenderanno, la esperanno per Mastery Rank e poi la cestineranno. Dipende poi un po' dai gusti, però secondo me è più appunto un discorso da Mastery Rank, ci sono sicuramente tante altre armi da mischia migliori che potrebbero piacervi di più. Quindi spesa secondaria legata principalmente a Mastery Rank, se avete i punti necessari dopo Primed Pressure Point ci può anche stare pensare un po' al Mastery Rank. Abbiamo poi delle cosmetics, abbiamo l'armatura Kitir chest plate, abbiamo gli spallacci, le protezioni per le gambe. Qui si tratta di cosmetics, l'armatura in sé non è malvagia, ve l'ho già mostrata in passato, suppongo più di una volta. Carina, questo stile geometrico, proprio in pieno stile Baroque Tyr, Void Trader, non è malvagia, però ha il suo costo comunque. Non mi ricordo se di questa armatura hanno mai fatto il bundle completo con un prezzo scontato, probabilmente no, se no l'avremmo visto proprio in quest'occasione. Non lo so, magari conviene aspettare quello, nella speranza di avere uno sconticino sull'armatura completa, perché comunque se andiamo a fare i conti si tratta di 300, 300, 600, 700, 800 ducati complessivi, i crediti lasciamoli perdere perché non c'è una via di mezzo con i crediti, sono sempre una cifra irrisoria per i giocatori veterani e sono sempre una cifra alta per chi non è veterano, perché? Perché tende a spendere quotidianamente per qualunque cosa debba fare in gioco, i veterani invece tendono ad avere già tutto e spendono solo quando arriva una novità, per cui non hanno problemi con i crediti. Non è malvagia e ripeto il solito discorso che acquistare delle cosmetics gratuitamente con crediti Ducati anziché spenderci del platino non è mai una pessima idea, però se avete un quantitativo di Ducati limitato, ripeto, priorità Primed Pressure Point. Rispetto al Prova Vandal dipende quanta fretta avete voi di scalare il Mastery Rank o quanto di più vi potrebbe rendere felici avere una nuova armatura per decorare i vostri Warframe. Abbiamo poi un'altra cosmetics per sentinelle, non so perché li mettono in quest'ordine un po' a casaccio. Stesso discorso che ho fatto per le Cavat Sentinel Wings, stesso identico discorso, se volete lo prendete, io personalmente lascio volentieri perdere anche perché il costo è veramente elevato, 400 ducati, quando con 400 ducati qua vi andate a prendere quasi due pezzi dell'armatura, no? Riuscite a prendere le protezioni per le gambe e il pettorale, insomma è un costo sostanzioso secondo me. Paletta di colori di Baroque Tyr, magari adesso a fine video gli diamo una sfogliatina veloce veloce giusto per togliere qualche dubbio. Tendenzialmente le palette di colore secondo me hanno la priorità su qualunque altra decorazione, perché sì, perché i colori sono fondamentali. Poi dipende quante palette di colore voi già avete in mano, se avete già 3-4 palette che vi piacciono molto non è così indispensabile averne una ulteriore, però vi ricordo che si tratta comunque di cosmetics non da shoppare col platino, ma appunto sempre diciamo free to play, no? Free to buy, ottenibile con un po' di farming e un po' di pazienza, quindi ci può stare la priorità fra armatura o paletta, non lo so, un po' dipende da voi. Io darei la priorità alla paletta di colore, ma davvero dipende poi da situazione a situazione, da come siete messi voi, sia in Ducati sia in appunto palette e poi varie armature. Twin Grakata Stows and Skin, anche qui cosmetics, dipende se vi piacciono i Twin Grakata, ovviamente. Personalmente, pur apprezzando il Grakata, non ho mai utilizzato molto questa sua versione per secondarie con questi modelli gemelli, per cui lascio perdere, per quanto comunque questa skin non sia affatto malvagia, un po' indiana, un po' orientale, un po' magari trashosa per qualcuno, ma può anche dare quel tocco di natalizio, secondo me, decorata con i giusti colori.
quindi anche qui sta a voi. Kitir Sugatra, devo dire, è molto carina, ma le Sugatra sono un po' come le skin per le frecce, sono cose che si notano veramente poco in gioco e spesso non valgono la spesa, per cui anche qua scelta molto personale, non è malvagio, se avete risorse in più ci può stare a prenderlo, però non è di sicuro una prima scelta. Piuttosto, ecco, ritornando sempre al discorso Cosmetics, Kitir Solstice Sayandana, mi c'è da impappinarsi, Kitir Solstice Sayandana, ci sta. Le versioni solstizio delle Sayandane a me piacciono, ve l'ho già detto diverse volte, ve la consiglio assolutamente. Il blueprint poi per la quest Sands of Inaros, chiaramente, se dovete andare a fare ancora Inaros, non ha neanche un costo particolarmente elevato, quindi assolutamente dare priorità a questo blueprint per questa quest se non avete ancora preso Inaros. Ma questa è un'eccezione, questa viene portata sempre dal Void Trader, quindi non è neanche un gran problema. Quindi, ricapitolando, sì, priorità massima a Primed Pressure Point senza ombra di dubbio. Se volete tirare su un po' di Mastery Rank perché siete lì lì per effettuare un altro rank up, allora chiaramente il Prova Vandal può essere una valida cosa da considerare, da prendere in considerazione. Per quanto riguarda le cosmetics, secondo me armatura, Sayandana e paletta a seconda delle vostre necessità. Se avete già tante Sayandane, se avete già tante armature, se avete già tante palette, insomma, decidete di conseguenza. E poi, ovviamente, in base al vostro budget in Ducati e crediti. Niente, niente di spettacolare in sostanza, per cui direi a questo punto che ritorniamo sull'Orbiter, diamo un'occhiatina alla palette di colore Kitir, così anche i più curiosi, i più dubbiosi si fanno un'idea magari prima dell'acquisto. Bene, 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 diamo subito uno sguardo quindi a questa paletta. Per provarla ho messo la Protoskin di Excalibur, ho messo tutti i colori bianchi e adesso proviamo a colorarla rapidamente con la paletta di colore Kitir, così ne approfittiamo per darle un'occhiata. Dunque, Kitir, abbiamo tutta una serie di azzurri, azzurri che vanno dall'azzurro fosforescente o sono quasi dei verde acqua, non lo so, io i nomi dei colori non lo so, cioè io lo guardo, dico mi piace, non mi piace, poi come cazzo si chiamino, onestamente non è mai stato un mio grandissimo problema. Questo colore è molto bello, secondo me, molto molto bello, assolutamente. Chiaro, mi piace un pochino meno, però devo dire che ci sta, anzi, lo schiaffiamo qua, ok. Poi abbiamo che cosa? Abbiamo, beh, qui si tratta sempre di verdi alla fine, si transita da un azzurrino verdino ad un verde sempre un po' più corposo, ma non un verde classico, non so come chiamarlo, un verde più spento, tendente al verde marcio senza diventare marcio, non so come definirlo. Poi abbiamo dei marroni, che devo dire ci sta, non ce ne sono tantissimi di marroni nelle varie palette di colore, quindi ci può stare, ci sono dei dettagli che a volte si possono colorare in questo modo, anche se tendenzialmente i Warframe non hanno parti tipo in cuoio, no? Hanno prevalentemente parti appunto metalliche, quindi si tende ad andare su altre colorazioni, però il marrone magari per qualche dettaglio potrebbe anche venire comodo. Qui si ritorna sull'azzurro, questa volta un azzurro pieno. Celeste, non lo so, per me è anche un po' troppo azzurro per i miei gusti, fa un po' pigiama. E poi qui si ritorna di nuovo su una sorta di via di mezzo. Possiamo provare a mettere questo scuro, mantenere appunto una colorazione Kitir sul nostro Excalibur. Vediamo un po' sul terziario cosa possiamo fare. Ecco, parlando di, vi parlavo di parti in cuoio. Ho sbagliato, ritorniamo un attimo qua. Si potrebbe utilizzare un marrone per colorare effettivamente le varie cinghie di questa skin. Beh, cascata fagiolo, non era programmata sta cosa, ci può stare. Gli diamo un tocco di quasi realismo, in realtà poi potete colorare le cinghie come vi pare, ovviamente oltre alle cinghie sulla coscia destra per la fondina, sì, per la fondina, e al cinturino alla vita va a colorare anche altre parti che in realtà si potrebbero colorare benissimo anche in altri modi. Però tutto sommato non è malvagio, no? Già il risultato adesso con 3 parti su 5 colorate, quasi tutto perché poi l'ultima è l'energia, già secondo me non è malvagio. Ovviamente però vi sto mostrando appunto questa paletta e avete già capito che tende ad andare al di là del marrone, che è quasi un'eccezione su questa paletta, è tutto un azzurro verde e mix, no? Transizioni fra un azzurro e un verdognolo. Sugli accenti andiamo a ricolorare le parti metalliche e qui dipende un po' che effetto volete ottenere. Mantenendoci su questa paletta secondo me non viene un granché, preferirei andare su una cosa del genere che richiama altri colori che ho già scelto, ma secondo me risulta più figa lasciata metallica. Proviamo con un colore scuro, più chiaro, non lo so, proviamo una roba del genere, tanto vi ripeto, non è un fashion frame su questa skin, ma è appunto un, come si dice, showcase,
insomma, una dimostrazione dei colori di questa paletta. Per quanto riguarda l'energia, non vedo cambiamenti sul modello, forse non ha nulla, cambia giusto il sigillo dietro. E non lo so, gli mettiamo un azzurro. Vabbè, poco importante. I colori sono questi, in sostanza, ragazzi. Ve li scorro un attimo di nuovo, così vi fate un'idea. Secondo me, veramente, mio personale opinione, oddio, anche questo, cioè questa parte qui di questa skin che secondo me si colora veramente da Dio, l'hanno fatta con un materiale, non lo so, che mi piace veramente tanto, quasi qualunque colore ci vada a mettere su mi piace. Comunque avete visto un po', a me tendenzialmente piacciono di più questi colori di questa skin e poi ripeto, non è da sottovalutare la presenza comunque di un marrone, soprattutto in tutte queste varianti, anche se in realtà fra una riga e l'altra cambia veramente poco. Più che altro i cambiamenti sono in orizzontale. Quindi davvero questi due mi piacciono molto per quanto riguarda azzurri, blu, insomma ci sono in altre palette, c'è la palette Ice, addirittura troviamo qualcosina anche nella palette Infested, troviamo qualcosa nella palette Grenier, che è una di quelle palette che consiglio. Io nel bundle che avevo comprato tanto tempo fa era presente, se non sbaglio, la Grenier, la Infested e la Smoke Color. Se non sbaglio, il primo bundle che avevo preso prevedeva proprio queste tre e non era affatto male. Comunque, appunto, vi stavo dicendo, un attimo mi perdo, sono proprio in aria oggi. Niente, sono questi tre più o meno i colori secondo me fondamentali. Se vi possono interessare, allora ci può stare. Se no, effettivamente non è un acquisto poi così da ritenere, diciamo, obbligatorio. Potete dare priorità all'armatura, alla Sai Andara. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi auguro un buon weekend e mi metto al lavoro perché, come al solito, devo registrare una montagna di cose per tutta la settimana prossima. Io ho anche realizzato che poi, a fine settimana prossima, partirò nuovamente perché vado da dei parenti per festeggiare il Natale, dai miei nonni. E quindi se riesco a preparare un paio di video in più, tanto meglio. Quindi vi saluto e mi metto al lavoro. Ciao a tutti!